Buongiorno a tutti, buon estate, ciao Alessandra, ciao Luca, ciao Roberto, ciao Francesco. Allora, vediamo se capite subito dove sono, non è difficile, eh? Vediamo se capite. Dai, arriviamo a 300 persone in diretta, dai, fatemi questo regalo, che bello, che bello. Oggi abbiamo ospiti speciali, eh? Buenas tardes Roberto, che tal, come vamo? Questa è Playa de Amadores, un paradiso al sud di Gran Canaria, e come vedete non c'è nessuno, ma questa cosa io la dico perché? Perché oggi sono polemico, ma ne parliamo dopo anche con gli ospiti, perché fanno sti cazzo di video in giro, perdonatemi il poetismo, c'è anche uno che si chiama, non dico il nome per non fargli pubblicità, ma si chiama come le sigarette che hanno tutto dal commercio, Morris, che è un pirla, che fa tutte i video per, proprio a sfavore delle Canarie, dicendo che non c'è nessuno, che le Canarie sono in svendita. Ecco, questo, come vedete, non c'è nessuno alle Canarie. È vuoto, ombrelloni vuoti, la tristezza sulle facce della gente. Come vedete, non c'è nessuno, zero, zero. Oddio. È che purtroppo questi deficienti, che sono deficienti, degradano il posto oltretutto dove vivono. No, io capisco portare l'acqua al proprio mulino, ma fatelo sempre con obiettività e oggettività, se no sarete sempre dei gran coglioni. Questo è il mio pensiero, signori, come sempre io esprimo apertamente il mio pensiero. Allora, c'è da dire, anzi giro la telecamera, un attimo, come cavolo si fa qua, eccola qua. Buongiorno, ecco qua. Allora, dove sono gli ospiti? Buongiorno a tutti. Stefano. Allora, vieni Danilo, vieni qua, vieni qua, venite qua, che ce la facciamo qua la diretta. Allora, siamo in 161, però a me piacerebbe arrivare a 300. Ecco qua, allora, c'è anche il nostro Danilo Pedone. Ciao a tutti. Ciao Danilo. Allora voi dovete sapere, innanzitutto ciao a tutti, è un po' che non mi faccio vedere, però sapete che il mio percorso mi ha riportato un po' in Italia, eccetera, eccetera. Però vi tengo aggiornati, sapete che vi tengo aggiornati. Allora, Danilo si è trasferito da quanto? 2 luglio. 2 luglio, sì, sono 20 giorni su per giù. Che brutto, Danilo. Sì. Proprio. Che brutta vita, Danilo. Bruttissima. Qual è la tua prima sensazione? Anche perché tu arrivi in un periodo che non è dei migliori, no? Perché proprio hai sentito quello che dicevo, no? Proprio il fatto che c'è chi fa dei video come sto pirla di Morris, sì, che fa sti video dicendo Canarie in svendita e gli altri boccaloni che lo seguono. È evidente il post. Allora, voi dovete capire una cosa. Il Covid-19 non è a carattere italiano, e neanche tedesco, e neanche francese, è a carattere mondiale. E le Canarie non sono esenti dalle conseguenze di questa maledetta epidemia, o comunque da tutte quelle condizioni preventive che ci mettono in condizione di la mascherina. Cioè, è evidente, è molto evidente che anche le Canarie pagano lo scotto. Infatti anche qua, come in Italia, c'è chi non ha riaperto per il momento, perché riaprire vuol dire avere spese. E allora magari è meglio non guadagnare piuttosto che avere spese, certo, no? Certo. È vero che non sono le Canarie di sempre, perché i locali, insomma, si sta... Allora, per essere onesti, è questa la comunicazione e la chiarezza che dovrebbero fare tutti i pirla che fanno dei video, e li fanno perché non hanno veramente nulla da fare, no? Se vuoi dire una cosa, dilla bene, ma di la verità, no? È evidente che se volete venire a cercare lavoro alle Canarie oggi, è da folli. Perché la difficoltà è mondiale, ma non solo alle Canarie, ovunque. Però bisogna dire la verità, non si può dire che le Canarie stanno affondando, perché se devono affondare così, noi siamo felici di affondare. È vero Stefano? Sì, affondo volentieri. Ecco come affonda Stefano. Stanno affondando. Quindi bisogna fare una comunicazione sana, dire la verità. Certo. Io vi rifaccio vedere quanto deserte sono le spiagge. Ecco qua, guardate, ecco, questo è il figlio di Danilo. Ciao. Guardate che meraviglia, questa è una meraviglia, che se ne dica quanto, questa è una meraviglia, guardate. E dopo vi porto anche a Pizza Mare, che è il ristorante di italiani di Umberto e Romina, che è proprio qua, che lavorano come i pazzi, quindi diciamolo,
a chiunque fa questi, che poi voglio dire, fanno questi video per denigrare il posto dove vivono, ma tornassero a casa loro, dico io, no? Se io non sto bene in un posto, me ne torno a casa mia, o no Danilo? Assolutamente sì. Ma non ho capito. Non sono obbligati a stare qua. E sono lì e se vogliono tornare, assolutamente. Che tornino a casa loro. Assolutamente sì. Allora, Michela Del Rico dice: la mamma dei cretini è sempre incinta. E ho capito, però, che si faccia sterilizzare. Sì, almeno non rischiamo più, no? Anna Vicoli dice: voglio affondare pure io. È vero. Allora, come sta? Aspettate che giro la telecamera. Come state? Ditemi un po', che tanto che non... Io intanto mi metto a mollo, aspettate. Oh, è bella fresca. È bella fresca. Guardate che meraviglia. Una diretta sorpresa. Ma raccontatemi qualcosa. Facciamo una diretta informale. Facciamo una diretta per chiacchierare tra amici. Non necessariamente per vendere qualcosa. Pertanto io, la mia diretta era per screditare un cretino che si chiama Morris. Nel caso non... Tanto hanno ritirato le sigarette. Ritireranno anche lui prima o poi, no? Se no, se ha problemi di soldi, che vuole rientrare in Italia, gli facciamo il biglietto e se ne torna a casa. Allora, Claudio Basile dice: sono d'accordo, io vivo a Playa del Carmen e sta passando la stessa cosa per il lavoro anche qui, perché viviamo di turismo. Ma è ovvio, chi potrebbe dire che alle Canarie siamo esenti dai problemi del Covid? Alle Canarie siamo esenti dal Covid, nel senso che non si è vissuto a livello proprio patologico come in Italia, no? Non ci sono stati questa follia di morti e questa... Però comunque sia, voglio dire, le attività tante sono chiuse, si vive veramente di semplicità, quindi si vive senza grandi compromessi e un pochino meglio. Io dico sempre, le Canarie sono la maniera ideale per trovare un equilibrato compromesso, che però cioè non significa vado alle Canarie che mi regalano una... che arriva da altre cose, o comunque se parliamo di pensionati è il paradiso, perché è il paradiso. Però insomma, infatti Danilo si è allora, tu in realtà Danilo, tu dovevi trasferirti quando? Io già prima, poco prima della quarantena. Prima poco della prima, quarantena, sì, sì, e in realtà hai dovuto aspettare il 2 luglio, giusto? 2 luglio, sì, siamo arrivati il 2 luglio qui e niente, io arrivo ringraziando Dio già avendo un lavoro. Sì, lui è uno dei fortunati che nonostante tutto è arrivato con una persona che insomma gli ha organizzato, insomma ha già un mezzo lavoretto pronto, che già è una mezza sicurezza. Però voglio dire, e ripeto, la comunicazione e l'informazione va fatta in maniera seria. Non aspettatevi, cioè le Canarie non sono mai state il paradiso per il lavoro, bisogna tirarsi sulle maniche e probabilmente affrontare tanti sacrifici. Però come dico sempre, in Italia si vive di sacrifici per non ottenere mai nulla. È una grande rincorsa al sogno, che poi il sogno è la tranquillità, è la serenità di poter portare avanti una famiglia e magari viverla in maniera, una vita in maniera decorosa. Mentre invece qua farete comunque dei grandi sacrifici, magari anche tanti, però poi magari arrivate a quell'equilibrio che vi mette in condizione di dire ne valsa la pena. È chiaro che se cercate la cosa semplice non venite alle Canarie. Per il lavoro, se cercate la cosa semplice, vi dico non chiamateci, non spendete soldi a vuoto. Le cose vanno costruite, come dico sempre, quel pezzettino di terra da coltivare nessuno ve lo regalerà, dovete sapervelo coltivare. Allora, ciao Pierangelo, siamo felici di rivederti, presto ci rivediamo. Franco, grazie Elisabetta, e anche a Franco Di Lauro. Ragazzi, però io vi voglio rifar vedere, perché è proprio il paradiso. Ditemi quello che volete, ma è il paradiso, guardate qua che roba. Fernando Esposito: come mi manca quel posto, Amadores lo adoro, è meraviglioso, è uno dei posti veramente un po', ma anche l'atmosfera è fantastica, guardate che bello, guardate. Giuseppe Bucci: ciao ragazzi, ma si trova l'anima gemella lì?
Oddio. Ecco, guardate le facce. Ecco. Tutti contenti. No, assolutamente no, non si trovano, è difficilissimo. Puoi chiedere a mio figlio. Si trovano le anime gemelle? È difficilissimo. Insomma. Guardate che acqua. Gli faccio venire un po' di invidia, eh? Gli faccio venire un po' di invidia. Guardate che bello. Ah, e soprattutto per il discorso. Un attimino, scusate che mi sto incasinando col cellulare qui. Ma dov'è semplice per il lavoro? No, no, Rosa, Rosa Petti, non è assolutamente semplice, lo dico sempre. Non è semplice. All'acqua, per chi dice che anche d'estate. Ah, guarda, ve lo faccio. Dicono, qualcuno dice che qui in Canaria, essendo oceano, anche d'estate come adesso l'acqua è congelata. No, diciamo è una temperatura giusta, logicamente con il caldo entri e l'acqua la senti un po' più fredda, però è assolutamente no. Noi siamo qui a molo questa mattina, perciò no. È meraviglioso. Noi siamo fatti il bagno anche a gennaio, perciò certo. Non è così. Certo. È freddissima, guarda come è fredda. Dai, senti, allora facciamo una cosa, visto tanto questa è una diretta informale, proprio per stare tra amici. Come non tocchi? Ti salvo io. Salva, è il bagnino. Allora, aspetta che mi hanno fatto una domanda. Io sono un OSS, lavoro in ospedale, ma volendo continuare la mia attività lì è riconosciuto il mio titolo, dovrei ricominciare da capo? Beh, allora, chiaramente il titolo è riconosciuto perché è europeo. Come dico sempre per qualsiasi lavoro, non vi aspettate che in Canaria aspettino voi, cerchino proprio l'assistente sociosanitario perché manca, non manca nulla. E allora uno dice, ho capito, ma se non manca nulla cosa vengo a fare? Devi coltivarti il tuo pezzettino, ci vuole del tempo, piano piano, con costanza, dovete avere la pazienza, dovete avere il modo di inserirvi, il modo di crederci, di far credere agli altri, anche perché voi mi insegnate che andare a bussare alla porta di chi ha un'azienda non è che apre a chiunque arriva perché ha un curriculum o perché ritiene essere la persona più adatta. Il primo lavoro da fare quando ci si trasferisce alle Canarie è quello di inserirsi nel tessuto sociale. Fare amicizie, fare contatti, in che maniera? Conosco il vicino, vado a mangiare la pizza, vado a bere il caffè al bar e poi non fate, questo guarda, lo dico guardando Danilo, non fate l'errore più comune che fa l'italiano alle Canarie, si creano le fazioni, gli amico di che parla male dell'amico di, i litigi. Più litigate e meno vi inserirete, sorridete a tutti, è il modo migliore per prendere per il culo il mondo, perché la vita è vostra e nessuno vi regalerà mai nulla. Allora, Davide Palmieri dice, gli occhiali da sole mentre fate il bagno sanno molto di tamarro, però allora innanzitutto guarda, Davide, guarda lui e dimmi se non è tamarro. Adesso levati gli occhiali. Come vedi, è più tamarro senza occhiali. Cioè, quindi rimetti gli occhiali, è meno tamarro così. E noi, per quanto possa sembrare, io e Danilo, aspetta che giro la telecamera. Io e Danilo siamo con gli occhiali perché voi pensate fanno perché vogliono fare i fighi. No! E che adesso andiamo sott'acqua, almeno ci vediamo. Abbiamo gli occhialini per l'acqua. Giusto. Era sì, solo sì, quello. Sì, sì, sì. Allora, aspettate che è più bello il posto che non io, quindi ve lo faccio vedere. Allora, Rosa Petti, io non ti ho fatto questa domanda anche perché sono pensionata. Chissà cosa ho cliccato. Aia, 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 aia. Rita Nicolini dice super tamarro, grande tu Davide, ma ci divertiamo Davide, come vedete volevo fare una diretta che fosse proprio così, per stare un po' assieme, per salutarci, per farvi godere anche a voi di questa meraviglia, di quest'acqua. Allora, oh dai, è scherzo, siete grandi, sì, tranquillo Davide, ciao Maria Chiara. Allora, per chi mi conosce, per chi mi segue, per chi sa che sono poi spesso in Italia, a Roma, per questo percorso
artistico. A fine settembre girerò finalmente un cortometraggio che è molto particolare, non ha dello scherzoso, non è una cosa simpatica, è una cosa che tocca anzi temi sociali, quindi sarà una cosa molto particolare, molto bella, che verrà presentata a parecchi festival, è una cosa, un progetto grosso, però insomma quando arriverà il momento poi vi terrò tutti informati, perché mi fa piacere portare avanti con voi questo progetto, insomma. Belli e spensierati, grazie. Allora, belli io e Danilo. Stefano spensierato, dai. Spensierato. Sei spensierato? Spensieratissimo, esatto. Noi siamo belli. Noi siamo belli, siamo assolutamente sì. Oddio. Allora, vediamo, fammi vedere i messaggi. Felicita Canavesi, hola Piera, adesso devi venire a Fuerte. Ma allora, Felicita, sai che parlavo proprio stamattina con lui? Che verrei 2-3 giorni, l'unico problema è capire, perché il pappagaio, come tu ben sai, con il lockdown è rimasto chiuso, quindi è veramente messo male, sembra che il pappagaio rimanga chiuso addirittura fino al 1° di ottobre, quindi vediamo, però tu lo sai che se vengo ogni promessa è debito, quindi se vengo io ti chiamo sicuramente. Marco Brentani, dove siete esattamente? Marco, noi siamo a, questa si chiama Playa de Amadores ed è a 10 minuti da Maspalomas, al sud di Gran Canaria, che è un posto veramente magnifico. Bianchetti Rita, ciao Rita, come stai? Io bene, tutto bene, siamo al mare, spensierati, belli, qualcuno ha detto anche belli, vabbè, non parlava di lui, qualcuno che se ne intende, lui è lo spensierato. Senti Stefano, ma ci hanno detto che tu hai l'anima del poeta, una poesia al volo, dai, inventata, vai, per gli amici che ci seguono. Ma non è Bianchi Ticoni. Ma no, ma vai che, ma porca miseria, ma è perché qua non c'è una poesia. Allora, grazie, ti aspetto, vengo, Felicita, assolutamente. Ma guardate un po' che meraviglia, guardate che acqua, anche il piedino, guardate che piedino. Dai, ma raccontatemi, fatemi voi qualche domanda, vedete voi, dai, forza. Ciao Corazon Selvaje, in pensione verrò lì, 2042, ci siamo quasi, te lo auguro di cuore, è che non so se ci sarò ancora io. Cioè, se Dio vuole, però insomma. Ciao Cinzia. Giuseppe Bucci, ma si balla salsa baciata? Sì, assolutamente sì, ci sono vari locali che lo fanno. Io non sono un grande ballerino, onestamente, però ce ne sono, Ce ne sono tanti, sì. La salata corrode proprio dentro. Senti Stefano, fai... Avete le mani bagnate, prendi da qua, perché così mi rinfresco anch'io. Aspetta che mi rinfresco. Fai vedere la spiaggia, fai vedere un po'. Muovi piano però. Porca miseria. Fai la riga? Ok, adesso sì. Allora, sono appena tornata da Milano e non vedevo l'ora di tornare a casa. Sì. Gianni Scorzelli, ma Gianni tu sei ancora sull'isola o no? Io ho visto chiunque, la nostra scoppa, ho visto tuo figlio, ma a te non riesco a vederti, proprio non ti vuoi far vedere, Gianni. Ciao Cristina Zorzi, dove siete? Scrivetevi un po' dove siete, dai, fatemi, vediamo se riuscite a farci venire l'invidia, dove siete? Vediamo se scrivono dove sono, Allora, Daniela, fra 3 vado in pensione e ho intenzione di venirci. Vedrai che non ti pentirai. Per il pensionato è il paradiso, non c'è nulla da... Roberto, voglio venire lì a vivere e lavorare, te lo auguro di cuore, ti ripeto, trovare lavoro non è semplice, però non è impossibile. È evidente, questo ci tengo a specificarlo, è evidente che chi ha buone conoscenze linguistiche
chi arriva con un'attitudine grintosa ha molte più possibilità, è che purtroppo noi italiani in genere diciamo che parliamo italiano e inglese, ma in realtà parliamo un inglese che è vergognoso, quindi però qua chi arriva che parla inglese, che magari parla il tedesco, sì, noi diciamo figurati, questa è la realtà, però è un posto turistico, quindi è evidente che danno priorità e scelgono chi magari ha più conoscenza linguistica, ecco. Antonella, ciao dal mare a Genova Peglie, un grande abbraccio a Genova. Viareggio, Vercelli, Elisabetta Venezia, Ferrara, Cristina, Tiuggi Terme, bello. Da, Gianni Scorselli, mi vedrai. Vediamo. Roberto dal Pozzolo, da Torino. Sicilia, Palermo, bella, Sicilia è magica. Ma noi abbiamo un'Italia, l'Italia è bellissima, attenzione. L'Italia... dire bello e dire poco, purtroppo è l'invivibilità di un paese vergognoso che, vabbè, non apriamo sto discorso, sennò ci facciamo sangue cattivo per nulla, non ne vale la pena, eh? Non ne vale assolutamente la pena. Allora vediamo un po' i messaggi, tanto giro così vi faccio vedere il panorama. Allora, noi a Padova ancora, ma presto arriverò con la mia famiglia, ti aspettiamo Cristina. Allora, bla bla bla. Carmine Iacovella, qualcosa per le vacanze, quello che vuoi, chiamaci quando vuoi, anzi non te lo dico il numero, guarda, tanto adesso tutti quelli che sanno il mio numero di telefono lo scrivano per favore, così almeno è pubblicato, così mi puoi chiamare quando vuoi e vediamo assieme quello che hai bisogno senza nessun tipo di problema, assolutamente. Allora fatemi vedere, domani c'è l'aereo, dice arriva in 24 ore, Raffaele, no, devi guardare, per venire qua devi guardare da Roma Vueling, devi partire da Roma e guarda Vueling, arriverai con uno scalo di un'ora, due ore, però quello, Allora, il mare della Sardegna, ve lo sognate, Simona, tu avrai tutte le ragioni del mondo, credimi. Ma la vivibilità delle Canarie ve la sognate voi. E te lo dico non felice, perché io sono uno di quelli che dice sempre fatemi stare bene a casa mia che ci sto, ma se devo vivere in un paese che è lo zimbello del mondo, ci prendono per il culo togliendoci la dignità, vi lascio volentieri il mare della Sardegna e me ne vado alle Canarie, attenzione. Allora... Dante dalla Puglia, la Puglia ha detto niente. Chi donna viene con me domani? Sono di Caserta. Raffaele cerca una signorina che lo accompagni in questo viaggio alle Canarie. Allora, Antonella Ratta dice dove sei? Sud di Gran Canaria, si chiama Playa de Amadores, paradiso in terra. Guardate un po' quanto è bello, guardate un po', ma è sempre lui, ma sei sempre te, ma che cosa, ma scusa, ma non c'è niente da Boris, che c'è gente sul video, che deficiente, un cretino, ecco. Allora, ciao Silvia Vascellaro. Allora, io non vedo più, devo togliermi gli occhiali, non vedo più un cavolo. Buonasera, ciao Silvia. Vueling, con la V normale, non W. Con la V normale, Raffaele, cercalo che lo trovi, tranquillo. Ma non ho visto, a parte la Fischietti, la nostra Alessandra, non ho visto che nessuno ha scritto il numero di telefono. Me la sto prendendo un po' male, Scrivete il numero di telefono. Allora, collegata ora e mando un bacio a te, Pierangelo, a tutti voi. Grazie Silvia. Allora, vedete, io non riesco più a leggere come cavolo si fa, a leggere i messaggi. È un paradiso, mare stupendo, clima sempre mite, assolutamente sì.
E Raffaele, devi guardare sul sito perché ci saranno i voli, ci sono i giorni, ce ne sono più o meno tutti i giorni da Roma con scalo, ma devi più che altro devi verificare i costi, perché prenotare il giorno prima, onestamente, credo ti battezzi il portafoglio, eh? Onestamente. Numero, scrivete sto numero di telefono. Allora, lo dico io perché, guarda, veramente, delusione, oggi delusione, non faccio più dirette io, basta, le faccio fare solo a Enrico e a quel signore pelato, che non mi ricordo come si chiama, come si chiama? Come si chiama? Claudio. Claudio, esatto. Allora, il magic number che è il 373-7742-186, lo ripeto, 373-7742-186, bravo Gianni, grazie. Raffaele, c'è qualche donna che viene con me domani? Raffaele, ui, batti però! Proprio se la ricerca piena, grande, questa è proprio... Allora, come si chiama il posto? Questo si chiama Playa de Amadores ed è il sud di Gran Canaria. Ciao Claudia, Claudia Cipponi. Rosa, io quando posso le faccio, perché comunque a me piace ogni tanto, però come vedete a me piace farle un po' fuori dalle righe, farle un po' così, in amicizia, proprio in amicizia, per far godere il posto, far vedere, chiacchierare, incazzarci, dire quattro cazzate, perché va bene anche quello. Allora, io ti accompagno se vuoi per il Signore. Allora, Cinzia, fai prima, Cinzia Zampaloni, fai prima a scriverli in privato, Giuseppe Bucci ha scritto il mio numero, perfetto. Allora, ripeto, questo video vi deve far capire che non c'è nessuno alle Canarie. Allora, è evidente, se andiamo in città è mezza deserta, è ovvio, siamo tutti al mare, siamo tutti... Ma è normale, cioè fanno quei video testimonianza che sono una presa per il culo per tutti. E poi c'è la gente che mi chiama, Pier, ho visto il video di quello lì che dice che non c'è nessuno. Ma è normale che i negozi non sono pieni. Cioè, le Canarie vivono di turismo. Nel momento in cui il turismo arriva lento, arriva poco... È normale, ma cosa c'è di strano? Non riesco a capire. Ma dire che non c'è nessuno o fare un video con le Canarie in svendita? No, io cambierei il nome a questo, con questo Pirla di Morris, con il Pirla vi dice un'altra cazzata. E il Pirla, se vuole, può venire in ufficio quando vuole, che ci facciamo una diretta, un confronto diretto. Anzi, gliela lancio a sto Morris. Se vuole, mi chiama, il mio numero è pubblicato, mi chiama, ci vediamo in ufficio e ci mettiamo a confronto sulla realtà delle Canarie, vediamo quanto ha da insegnarmi sto deficiente, perché mi andrebbe tanto, anzi guarda, visto che gli ho lanciato la palla, la sfida, gli chiedo scusa se l'ho chiamato deficiente, perché in un confronto bisogna avere massimo rispetto di tutti quelli, quindi scusami se ti ho chiamato deficiente, se hai voglia di contattarmi Morris, fallo, ci facciamo un bel confronto. Ma bello però, io ci sto, vediamo, perché io quello che dico ci metto la faccia e ho le giustificazioni, anche gli altri devono farlo, perché in un video si parla ma gli altri non possono parlare, in un confronto si ci confronta invece, quindi io ci sto. Allora vediamo se riesco a leggere i messaggi perché c'è troppo sole. Giuse a Ischia, che è la meraviglia delle meraviglie. Allora, va bene ragazzi, allora io adesso giro la telecamera, ci salutiamo così almeno. Allora, cosa ragazzi, ecco qua, fatto, ecco qua. Allora, facciamo un saluto, veniamo di qua che sennò non si vede, venite di qua dai, e facciamo un saluto. Che siamo in che tre siamo grossi, troppo come no, piccolini, troppo belli per vederci, troppo belli per vederci, però che se no non ci stiamo tutti dentro. Aspetta, è così, ecco, ci stiamo tutti. Ecco, allora sì. Buona estate a tutti e ci sentiamo presto, ci aggiorniamo presto, un grande abbraccio dalle Canarie, da Pierangelo, da Stefano, il Tamarro, lo Spanozzo per da gli Danilo, amici. Da Danilo e da Playa de Amadores. Ragazzi, un bacio a tutti, godetevela e adesso devo